Ciao a tutti, purtroppo arriva un'altra brutta sconfitta per le nostre ragazze, per la Ternana femminile che ha perso nella giornata di domenica per 2-1 contro la Lucchese. Dopo la sconfitta della domenica precedente alla Lucchese, quindi seconda sconfitta di fila per le nostre ragazze, che comunque stanno giocando un meraviglioso campionato, e quindi due sconfitte ci possono anche stare, visti anche i tanti successi raggiunti finora. A proposito di Ternana femminile, se volete sentire le opinioni di queste ragazze, il giovedì su Umbria TV, a un giovedì rosso-verde, viene dato spazio, vengono di solito intervistate spesso e volentieri queste ragazze, quindi potete connettervi la sera. La trasmissione inizia alle ore 20:45 e durante la trasmissione ci sarà un'intervista a una calciatrice o più calciatrici della Ternana femminile o della dirigenza, a seconda della serata. Questo purtroppo è quanto per quanto riguarda la Ternana femminile. Passando alla Ternana maschile, c'è un po' di preoccupazione questa settimana per la trasferta di Lecce, vista la carenza di difensori, perché è infortunato Capuano, come tutti sapete. È uscito per un problema fisico Marino De Fendi la scorsa partita, quella col Cittadella Liberati, quindi bisogna capire l'entità del problema e non so se potrà esserci venerdì alle ore 20:30 a Lecce. Quindi ci sarà questo problema, ma ce n'è anche un altro, perché c'è la diffida di Sorensen, che con il cartellino giallo è entrato ufficialmente in diffida, anzi era entrato in diffida, è diffidato, quindi salterà per forza di cose la sfida di Lecce, quindi una difesa senza 2/3 uomini importanti, che sono Defendi, Capuano e Sorensen. Capuano e Sorensen certi, Defendi penso di sì, non so quale come sia il problema, speriamo nulla di grave, ma comunque la difesa da parte di Lucarelli da modificare. Lucarelli ha annunciato la scorsa conferenza stampa dopo il post Cittadella, dopo la partita col Cittadella, che giocherà a Conte e che vorrà dargli un po' di spazio, quindi staremo a vedere se sarà la volta buona di Diachite titolare, se giocherà a Conte, vedremo le scelte che farà venerdì sera. E questo diciamo un po' il punto, quindi Ternana che si appresta a sfidare questo difficilissimi avversari e si appresta anche ad avvicinarsi ad un'altra partita molto importante, che è quella del derby. E in questi giorni, come ho già detto più volte, si stanno raccogliendo le adesioni per il pullman. Il centro coordinamento Ternana Clubs ha deciso di dare priorità alle curve, ai ragazzi della curva che vorranno seguire le ferie in trasferta, visto che novità importantissima per quanto riguarda il derby è senza tessera del tifoso. E ultimissima cosa, è iniziato ieri sera derby, l'appuntamento domenicale su Umbria TV, ieri sera è iniziato alle ore 21, non so quale sarà ancora l'orario definitivo, e quindi ci sarà anche una trasmissione dedicata alle due squadre dell'Umbria, dove si parla del post partita, di tante curiosità sulle squadre, e magari gli lancio un'idea, perché no, del riguardo ai vecchi derby, e una piccola rubrica a Marcord, che comunque ci riporta in mente i derby del passato, da quelli più recenti a quelli più lontani.